Benvenuto a questo evento online dal titolo La procedura di notifica sanitaria e la circolare esplicativa sulle agenzie di viaggio e turismo e relativa modulistica della Regione Campania. Io sono Norina D'Agostini del Form SPA e vi darò supporto in questo incontro, in questo evento online. Farò una breve introduzione prima di lasciare la parola ai relatori di stamattina. Allora, questo incontro si inserisce in un percorso di informazione e approfondimento in materia di semplificazione, percorso che a sua volta si inserisce nel progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione. Questo progetto è insieme al progetto Delivery Unit, un progetto attivato dal Dipartimento della Funzione. Scusate, la slide. Ok. Tra i progetti attivati dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulla semplificazione all'interno del PON Governance. Quindi il Dipartimento ha dato mandato a Form SPA di attivare il progetto supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione. E dunque, vediamo ora i temi per i webinar e i focus dei centri di competenza che ne cureranno la progettazione, la programmazione, la realizzazione e che ad oggi sono, li leggiamo insieme, il procedimento unico all'interno dello sportello unico attività produttive ed edilizia, la semplificazione dei controlli sulle imprese, misure di semplificazione, zone economiche speciali, rigenerazione urbana, la semplificazione delle procedure in materia ambientale, valutazione di impatto ambientale ed energie rinnovabili, modulistica semplificata e standardizzata relativi alle attività di impresa e norme regionali di semplificazione. Andiamo avanti con questa presentazione. Qui vediamo appunto i webinar e i seminari, le tematiche che sono stati realizzati nell'ambito di questo progetto. Vi do qualche numero. Sono state realizzate 120 attività di formazione tra seminari e webinar e c'è stata la partecipazione di oltre 28.000 partecipanti e di oltre 2.000 amministrazioni. Questa è la pagina di eventi TA del Formez che appunto è dedicata al progetto e a tutti gli eventi del progetto. Dunque veniamo ora a vedere più da vicino le tematiche relative ai centri di competenza. Il progetto fornisce supporto alle amministrazioni regionali per la costituzione di centri di competenza regionali per la semplificazione, nei quali operano esperti delle amministrazioni ed esperti del progetto. I centri di competenza erogano assistenza e affiancamento in presenza e a distanza alle amministrazioni per quanto riguarda la risoluzione di problematiche attuative delle misure di semplificazione e la gestione di procedure complesse. Le regioni che si sono attivate per partecipare alla sperimentazione di modelli di centri di competenza sono, e le vediamo insieme, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Molise, Sicilia, Campania e Sardegna. I centri di competenza attivati hanno raggiunto alcuni risultati, vediamo nella slide proiettata i principali risultati raggiunti che sono analisi dei punti di forza e criticità del network regionale, cooperazione e coordinamento tra uffici e servizi dell'amministrazione regionale, cooperazione e coordinamento tra uffici e scusate, cooperazione e coordinamento tra vari livelli dell'amministrazione, in particolare regioni e comuni, programmi di formazione, affiancamento in presenza e a distanza su tematiche generali e specialistiche, proposte di semplificazione dalla modulistica regionale alla normativa regionale e infine strumenti a supporto della semplificazione, manuali, linee guida, infrastrutture tecnologiche. I centri di competenza si sono in effetti rivelati strumenti efficaci per sviluppare la capacità amministrativa delle amministrazioni e riconosciuti in ambito di programmazione. Il centro di competenza regionale per la semplificazione è inserito nel piano di rafforzamento amministrativo della Regione Friuli Venezia Giulia e della Regione Siciliana e nel piano strategico regionale della Calabria, Campania, Sicilia, Molise come strumento di semplificazione amministrativa dell'area ZES, cioè zone economiche speciali,
Calabria, Campania, Molise e Sicilia hanno già individuato nel centro regionale di competenza per la semplificazione lo strumento per la realizzazione del percorso di semplificazione nelle aree ZES. Veniamo ora a vedere più da vicino qual è il programma di stamattina. Dopo questa mia breve introduzione lascerò la parola ai relatori, a cominciare dal dottor Alberto Damiano, per poi proseguire con il dottor Alfonso Giannoni e la dottoressa Colomba Auricchio. Dalle 11:05 lasceremo naturalmente spazio alle risposte alle domande che vorrete porre in chat. E alle 11:30 naturalmente poi l'incontro si chiude. Vediamo ora più nel dettaglio a vedere i temi di oggi, che sono la nuova procedura in materia di notifica sanitaria e la revisione numero 10 della master list. L'altro tema è quello appunto della semplificazione del procedimento di segnalazione certificata di inizio attività inerente alle agenzie di viaggio e turismo e la relativa nuova modulistica. Come vi dicevo, potete scrivere in chat le vostre domande da porre naturalmente ai relatori che risponderanno appunto a partire dalle 11:05 fino praticamente a conclusione, cioè alle 11:30. Potete utilizzare la chat anche per segnalarci eventuali problemi di natura tecnica, quindi se non vedete o non sentite. Dunque, come di consueto, questo evento sarà registrato. E la registrazione insieme alle slide saranno messe a disposizione su Eventi PA sulla pagina dedicata a questo evento. Non mi resta che augurarvi buon lavoro. Io lascerei la parola a questo punto al dottor Damiano per dei saluti, lo vedo già collegato. Perfetto, Eccomi, dottor Damiano. allora. Buongiorno, sono Alberto Damiano, referente SURAP e innanzitutto porto i saluti di Sergio Mazzarella, dirigente del SURAP, che purtroppo per un imprevisto oggi non ha potuto partecipare a questo incontro. Allora, questo è il secondo appuntamento del ciclo di incontri attivati nell'ambito delle attività il SURAP pone in essere in sinergia con Formex PA e Unione Camere Campania. L'idea di eventi in plenaria con gli sportelli 11 comunali è stata concepita nel programma di sviluppo dei SURAP Campani per il 2020, che è stato approvato quest'anno dal SURAP e ha trovato poi un'ulteriore leva, un'ulteriore spinta dall'attività del centro di competenza regionale che nel frattempo si è costituito, appunto, vedendo tra i suoi membri permanenti il SURAP, della Regione Campania, Formex PA e Unione Camere Campania. Per quanto riguarda il programma di sviluppo dei SURAP Campani, ricordo che noi forniamo supporto ai SURAP, soprattutto per quanto riguarda la verifica delle piattaforme informatiche, quindi la funzionalità di tali piattaforme, e verifichiamo l'adozione della modulistica unificata e standardizzata approvata in conferenza unificata. Questo supporto sfocia spesso in incontri dedicati in modalità remota con i comuni interessati. Infatti, penso che diversi di voi già mi conoscono perché ci siamo incontrati sempre in videoconferenza negli incontri dedicati che appunto facciamo a chi ne ha fatto una richiesta in tal senso. Invece nel centro di competenza regionale affrontiamo assieme a Formex PA e Unione Camere Campania in particolar modo le tematiche relative alla semplificazione amministrativa, chiedendo la partecipazione di volta in volta degli uffici regionali interessati. E come nel precedente incontro, anche il programma degli interventi odierni nasce appunto grazie al coordinamento e supporto forniti dal centro di competenza regionale, costituito, come l'ho descritto prima, nel dettaglio, nelle riunioni precedenti si è discusso appunto della definizione,
si è definita la nuova procedura in materia di notifica sanitaria e la semplificazione del procedimento di SCIA inerente alle agenzie di viaggio e turismo e la relativa modulistica. E riguardo questi interventi, entreranno più nel dettaglio successivamente Alfonso Giannoni per la DG tutela della salute e la dottoressa Colombo Ricchio per quanto riguarda la DG per le politiche culturali e il turismo. Diciamo che loro hanno partecipato come referenti competenti degli uffici regionali competenti riguardo queste materie centro di regionale di competenza e una volta che è stato prodotto il lavoro poi è stato approvato da loro. A tal fine chiaramente l'obiettivo nostro, l'intento è quello di continuare su questa strada, quindi presentando e illustrando attraverso questi incontri le misure di semplificazione e le novità introdotte soprattutto di interesse dei SUAP, bisogna dire, che abbiamo discusso dei lavori del centro di competenza regionale poi adottate negli uffici regionali competenti. Prima di lasciare la parola, quindi sono stato breve, insomma, quindi, però prima di lasciare la parola ai relatori successivi, che appunto entreranno nei dettagli, voglio segnalare solamente che lunedì scorso è stato pubblicato sul BURC, quindi il 30 novembre, il decreto dirigenziale di approvazione della nuova modulistica in tema di commercio su aree pubbliche in forma di itinerante e mercato su area privata. Tale modulistica è stata poi prodotta dai lavori del centro di competenza a supporto quindi dell'ufficio regionale competente, quindi l'ufficio commercio. E il decreto e la modulistica è stato inviato a tutti i SUAP via PEC dal nostro ufficio. E così faremo via via con tutta la modulistica che poi sarà e tutte le novità di semplificazione di interesse di SUAP che saranno via via approvati anche dagli uffici regionali competenti. Ringrazio tutti e buon lavoro. Allora, grazie dottor Damiano, il prossimo relatore appunto è il dottor Alfonso Giannoni. Allora, provvedo subito a proiettare la sua presentazione. Benissimo. Buongiorno a tutti, sono Alfonso Giannoni, lavoro all'assessorato alla sanità. Chiedo prima cosa se va tutto bene, se mi sentite. Il tema di oggi è la procedura di notifica sanitaria. Io spero di dare un minimo di informazioni su questa materia, che è veramente complessa, ma tutta la scia, tutto l'avvio di tutte le attività imprenditoriali ormai è di un livello di complessità enorme. Sinceramente, veramente, io suppongo di stare a parlare con tutte le persone che lavorano nei SUAP e veramente mi rendo conto che è un lavoro difficilissimo, perché c'è un coacervo di norme che impedisce di avere di capire bene qual è la procedura esatta da adottare. Questo sia per chi lavora nei SUAP, sia per le imprese che devono iniziare un'attività. In Regione Campania, soprattutto con l'assessorato alla sanità, abbiamo cercato, perlomeno tentato, di dare delle regole certe, mo semplici o no, ma l'importante è l'imprenditore vuole regole certe. E spero di essere arrivato a un buon risultato. Incominciamo a capire qual è la competenza della notifica sanitaria. Per esempio, gli alimenti. Non badate troppo alla normativa, però tutti gli alimenti. Quindi, per quando parliamo di alimenti, parliamo sia della produzione primaria, della trasformazione, del trasporto, della vendita, della somministrazione. Quindi immaginate quante imprese hanno a che fare con questa materia. O anche gli allevamenti animali, tutti gli allevamenti animali. Da poco negli allevamenti animali non dobbiamo pensare solamente al grosso allevamento di bovini o al canile municipale, ma dobbiamo pensare ormai anche all'autoconsumo, a quello che si cresce l'animale, il maiale da solo. Perché?
perché ormai ci sono dei debiti sanitari che dobbiamo rispettare. La prossima pandemia, purtroppo, lo dico senza problemi, adesso spero che finisca il coronavirus, inizierà la peste suina africana, che è una malattia che colpisce solamente i suini, non l'uomo, ma assolutamente, però l'autorità competente, quindi le ASL, devono sapere dove stanno tutti i suini, anche il singolo suino cresciuto per autoconsumo. Quindi immaginatevi la mole di lavoro in più che ci sarà per registrare tutti questi piccolissimi allevamenti. Chiunque produce, vende all'ingrosso, al dettaglio farmaci veterinari, chiunque produce, vende e eroga mangimi. I materiali a contatto con gli alimenti, tutte le industrie che producono materiali a contatto con gli alimenti o commercializzano all'ingrosso i materiali a contatto. Tutti gli stabilimenti che si occupano di riproduzione animale. ISOA, che è l'acronimo di sottoprodotti di origine animale, quindi sapete tutti i sottoprodotti proprio che vengono dalla macellazione, dalle macellerie, eccetera, che vengono utilizzati in vario modo. Oppure tutti quelli che si occupano di sperimentazione animale. I fitosanitari, quindi non solo la produzione, ma proprio la vendita dei fitosanitari. Se sommate tutte le imprese che si occupano di questi, praticamente il 30-40% si calcola che il 30-40% delle imprese abbiano a che fare con una di queste materie, di cui l'assessorato alla sanità è competente. Quali sono le fonti normative principali? Sono veramente molteplici, vi ho messo proprio le principali, le tre o quattro principali, la 241, chiaramente, che dall'articolo 19 ha stabilito una vera e propria rivoluzione, ce lo ricordiamo, l'abrogazione delle autorizzazioni, o perlomeno di una parte delle autorizzazioni, perché vedremo che alcune resistono, sostituendole con la SCIA prima con la DIA, poi con la SCIA, adesso col decreto legislativo 222 sono stati introdotti questi nuovi istituti giuridici, la comunicazione, la SCIA condizionata, che sinceramente la trovo una cosa un po' un ossimoro dire scia condizionata, però la Corte di Cassazione ha detto che è lecito e quindi sussiste. Quindi oltre alla 241, il DPR 160 che ha stabilito che il SUAP è l'organismo, la pubblica amministrazione, l'unico entry point per tutte le attività che si occupano di attività imprenditoriali. Il 222, che sta incominciando, sebbene, guardate, contenga degli errori proprio grossolani, veramente grossolani, ma comunque ha cominciato ad identificare quali sono le linee di attività, qual è l'istituto, qual è la procedura esatta per ogni linea di attività. E poi abbiamo quegli accordi Stato-Regioni, cominciando dal 46, il 76, il 77, il 18, il 28, eccetera, eccetera, che perlomeno hanno la buona intenzione di uniformare le procedure e quindi la modulistica, per esempio. In ultimo abbiamo la delibera che abbiamo fatto noi come assessorato alla sanità, appunto per la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti che inibiscono la sicurezza alimentare. E questa è una norma che i SUAP soprattutto devono utilizzare. È una norma destinata all'imprenditore che deve iniziare un'attività o deve modificare la sua attività e a cui chiaramente tutte le ASL e soprattutto i SUAP devono applicare. Tutto questo lo trovate, in realtà già lo trovate sul www.gisacampania.it. Questo è il sito ufficiale della Regione Campania. C'è un'apposita sezione che si chiama Gisa SUAP per varie informazioni e lì stiamo mettendo tutta la modulistica, come vedremo la master list, la normativa, eccetera, eccetera, in modo da dare sia al cittadino sia al SUAP uno strumento, per ricordarsi prontamente che cosa fare. E in questa Gisa Campania metteremo, in realtà già c'è, ma è piccolina, una circolare in itinere l'abbiamo chiamata, perché ogni volta che qualcuno ci chiede qualcosa, noi rispondiamo e poi lo mettiamo a disposizione, la risposta delle FAQ praticamente, le mettiamo a disposizione di tutti. Incominciamo con la terminologia, perché noi
visto la complessità delle procedure, dobbiamo capirci tra di noi e utilizzare la stessa terminologia. L'impresa è quella dell'articolo 2180 del codice civile, quindi non è già definita. Però da che cosa è caratterizzata l'impresa? Guardate che questi sono i concetti basilari su cui si basa tutta la struttura nazionale sull'identificazione delle attività imprenditoriali. Quindi l'impresa, perlomeno quelle che competono alla sanità, abbiamo detto il 30-40% delle imprese. Quindi, cosa è caratterizzata? Sicuramente dal nome del titolare, o se c'è una ditta, o una ragione sociale se è una società di persone, o una denominazione sociale se è una società di capitali. Questo sicuramente. Sarà caratterizzata anche dalla residenza del titolare o la sede legale se è un'impresa, se è un soggetto giuridico. L'identificazione fiscale, codice fiscale o partita IVA, e il rappresentante legale, chiaramente se è un'associazione, se è una società di persone o una persona giuridica, quindi una società di capitali. Quindi questo caratterizza l'impresa. Poi c'è il concetto di stabilimento. Guardate che quando parliamo di stabilimento non dovete pensare solo all'ITAL SIDER o all'ILVA. Il regolamento 852 e soprattutto il 178 ha stabilito che stabilimento è il luogo fisico dove un'impresa conduce un'attività. Quindi oppure il negozietto di alimentari piccolo, il piccolo bar sotto casa è definito stabilimento. Cosa è caratterizzato lo stabilimento? Chiaramente coordinate geografiche, un indirizzo. Chiaramente. Quindi il negozio alimentari sotto casa ha un indirizzo. È sempre così? In realtà non è sempre così, perché anche a livello nazionale è stato diviso in linea di attività sede fissa, diciamo, ripetiamo il salumiere sotto casa, e linee di attività che non hanno una sede fissa, per esempio l'ambulante itinerante, certamente non ha una sede fissa, oppure l'intermediario senza deposito che può operare su un computer portandolo a casa o sul lido balneare mentre si fa il bagno. Quindi lì c'è solamente l'impresa senza lo stabilimento a sede fissa. Un'impresa, qui c'è scritto rapporto 1 a n tra imprese e stabilimento, chiaramente, perché un'impresa può avere più stabilimenti in più posti diversi. Oltre al concetto di impresa stabilimento, dobbiamo adesso parlare della linea di attività, cioè la classificazione. Realmente tu che cosa fai? Ti occupi di, sei un esercizio di vicinato? Benissimo, sei una linea di attività. Sei un caseificio? Sei un'altra linea di attività. Vendi farmaci veterinari? Sei un'altra linea di attività. Sei un ambulatorio veterinario e un'altra linea di attività. Chiaramente in uno stabilimento possono essere svolte più linee di attività. In uno stabilimento possono esserci, c'è un unico stabilimento dove però all'interno viene svolto sia l'attività di caseificio, sia l'attività di commercio al dettaglio, sia l'attività di bar. Quindi insomma, è uno stabilimento con tre linee di attività. Il concetto, quello che vedremo, si basa proprio sulla linea di attività. Ora c'è una problematica veramente grande perché ai sensi del DPR 160 tutti i SUAP si devono esprimere con i codici Ateco, d'accordo? Quelli che hanno i numeri di identificazione. Questi codici Ateco però il Ministero della Salute li ha ritenuti, come giusto che sia, completamente inadeguati per la parte sanitaria. Cioè, se immaginate che i codici Ateco per un allevamento di bovini o bufalini, per lui è la stessa cosa. Lo chiama allevamento di bovini bufalini. Dal punto di vista sanitario, invece, le ASL vogliono sapere esattamente, ma si tratta di bufale o di bovini. Quindi veramente erano inadeguati i codici Ateco e il Ministero della Salute quindi si è inventato una master list, cioè definiamo le attività in maniera diversa. Per esempio, i codici Ateco ancora. Sebbene il 114 è in vigore dal 98, ma ancora parla di salumeria, minimercato, pescheria, eccetera. Ho parlato con alcuni parlando nelle riunioni al ministero e dice sì, ma quello è solo un fatto statistico. Beh, fatto statistico un po' secondario, visto che ormai ci sono i ristori a secondo se stai in un codice Ateco o in un altro, e quindi se rimani chiuso o no. Tanto statistico non lo vedrei. Ma la problematica più importante, soprattutto per i SUA, è che mentre una scia amministrativa l'imprenditore si deve esprimere col codice Ateco e dire, per esempio, io sono un bar,
Poi, quando deve fare la notifica sanitaria e si deve esprimere con invece la linea di attività contenuta nelle master list, deve trovare l'esatta collocazione, deve tradurre il linguaggio codice Ateco nel linguaggio master list. Oltretutto, vi potete trovare, come già è successo, che nella parte amministrativa dice che fa il bar, nella parte sanitaria dice che fa l'esercizio di vendita. L'esercizio di vendita. Quindi vedete che sono cose completamente diverse. Compito del SUAP è vedere se ha tradotto bene praticamente, è la cosa principale. Altra terminologia, vabbè, le master list l'abbiamo detto, quindi è l'elenco di queste linee di attività. In queste linee di attività voi trovate varie master list, se andate su quel sito del GISA Campania, trovate linee di attività registrabili, che sono sia quelle sede fissa che a sede senza sede fissa, sia attività riconoscibili. Stabiliamo la differenza tra registrabili e riconoscibili. No, forse lo vediamo dopo. Anche per le linee di attività riconoscibili ci sono quelle senza sede fissa o non a sede fissa. In questo caso però la normativa parla di riconoscimento dello stabilimento o riconoscimento dell'impresa. Cioè se sei un laboratorio di sezionamento carne, sicuramente c'è uno stabilimento e quindi si procede al riconoscimento dello stabilimento. Se sei invece un commerciante di bestiame che commercializza con l'estero, tu non hai una sede fissa e quindi il riconoscimento è dell'impresa, è proprio del commerciante. E poi abbiamo gli allevamenti pure a sede fissa e a sede non fissa. Praticamente la master list è composta da sei sezioni diverse. Continuiamo con la terminologia. Allora, quando si presenta una scia, una notifica, eccetera, eccetera, sicuramente c'è una documentazione allegare, tranne nel caso, per esempio, di esercizi di vicinato, dove il decreto legislativo 222 ha stabilito che non c'è nessuna documentazione allegare. Ma se il signore vuole aprirsi un laboratorio di cibi cotti, chiaramente ci sarà bisogno di una planimetria, di una relazione tecnica. Chi lo stabilisce? Lo ha stabilito la Regione Campania nella master list, veramente nella delibera 318, poi riportata nella master list. Se si deve aprire un ristorante, sapete che il 22 ha stabilito che non ci vuole la relazione tecnica, però ci vuole la planimetria. Quindi dove andare a vedere tutto questo? Noi l'abbiamo sintetizzato tutto nella master list. Oltre alla documentazione allegare c'è il modello unico regionale. A che serve il modello unico regionale? Quando c'è gli accordi Stato-Regioni hanno stabilito che c'è una modulistica nazionale recepita a livello regionale, come è stato già fatto dalla Regione Campania, l'assessorato alle attività produttive già ha recepito questi modelli, li ha modificati quel minimo per renderli fruibili ai debiti regionali, chiaramente si devono utilizzare questi modelli nazionali. Ma quando a livello nazionale non è stata decisa ancora nessuna modulistica, o a livello regionale non è stata ancora decisa alcuna modulistica, allora noi abbiamo preparato un modello unico da utilizzare, in modo che il cittadino sa perlomeno deve scrivere come mi chiamo, dove sto, eccetera, eccetera. Che qualcuno potrebbe dire sì, ma c'è già la scheda anagrafica. Guardate, la scheda anagrafica è assolutamente insufficiente. Per cui siamo stati costretti ad ideare il modello unico regionale. Schede supplementari. Alcune volte c'è la necessità che le autorità competenti, cioè le ASL, abbiano alcune informazioni. Faccio l'esempio. Una clinica veterinaria. Va bene, si apre la clinica veterinaria, fa la scia, benissimo, ma la clinica veterinaria deve avere il direttore sanitario. Se cambiasse il direttore sanitario, quello deve rifare la scia. No, assolutamente. Il tentativo è quello di semplificare tutto. Per cui, che cosa abbiamo fatto? Quando si apre la clinica veterinaria, tu devi allegare una scheda supplementare dove mi dici chi è il direttore sanitario. Sto facendo giusto un esempio. Quando cambia il direttore sanitario, tu cambi solo le informazioni contenute nella scheda supplementare, senza fare un'altra scia senza pagare nuovi diritti, senza fare niente. Oltretutto, queste schede supplementari noi stiamo cercando di informatizzarle. Tenete conto che ne abbiamo dovuto fare almeno 150.
Le più importanti, cioè veramente tre o quattro, al momento solamente tre o quattro, le abbiamo informatizzate. Per esempio, i camion che trasportano alimenti, mangimi, eccetera, eccetera. Che cosa si deve fare per questa registrazione? Non si deve registrare il camion, si deve registrare l'impresa. L'impresa che effettua, qual è l'attività dell'impresa? Trasporto conto terzi. Benissimo. Poi, che cosa succede? L'impresa va nel sistema informatico regionale che si chiama GISA, si accredita col sistema regionale e di propria iniziativa, semplicemente mettendo i dati nella propria scheda regionale, nel sistema informatico, cioè l'impresa accede alla propria scheda supplementare contenuta in GISA e mette i camion, mette, leva, cancella, fa tutto quello che deve fare. Quindi non c'è bisogno che ogni camion deve presentare una scia apposita per quel camion. Deve solamente inserirlo nella scheda supplementare e di propria iniziativa modifica tutte le informazioni. Per esempio, altro esempio, le macchinette dei distributori automatici. Voi sapete che c'è un accordo Stato-Regione che dice che ogni 6 mesi l'impresa deve comunicare tutto l'elenco dei distributori automatici con gli indirizzi, eccetera, eccetera. Penso che siamo l'unica regione d'Italia che abbiamo detto: no, non ti preoccupare, devi semplicemente accreditarti col sistema informatico, inserire nella tua scheda supplementare l'elenco di tutte le macchinette di distributori automatici che hai, l'indirizzo dove stanno e ove mai tu quel distributore automatico non lo utilizzi più, lo cancelli. Se ne devi mettere un altro, lo inserisci. Quindi in tempo reale noi sappiamo quanti distributori automatici ci sono in Regione Campania e vi assicuro che siamo gli unici in Italia a farlo. Ma perché? Perché siamo supportati da un sistema informatico che è iniziato 12 anni fa e ancora si sta implementando. Forma prevista alle schede supplementari. Sì, alcune volte la scheda supplementare, facevamo l'esempio del direttore sanitario di una clinica veterinaria. Io, proprietario della clinica, scrivo che Alfonso Giannoni è il direttore sanitario, ma ci deve essere un'accettazione da parte del direttore sanitario, perché sennò io potrei scrivere chiunque che è il direttore sanitario di quella struttura. Ci deve essere chiaramente un form in cui questo direttore sanitario dice sì. Io sono patto totale e sono consapevole di avere la direzione sanitaria di questa clinica. E quindi ci sono dei form previsti dalle schede supplementari. Per esempio, per l'elenco documentazione, guardate, non so se si riesce a vedere bene un po', vi ho fatto uno screenshot. Noi abbiamo un elenco dove ogni tipologia di allegato che dicevamo prima, l'abbiamo chiamato con una lettera dell'alfabeto. Per esempio, A, planimetria dei locali in scala 1 a 100, riportante questo, quest'altro, eccetera. B, relazione tecnica igienico-sanitaria. C, riferimenti catastali. Tutto l'elenco, e già c'è un elenco dove sono contenute tutte queste lettere. Che cosa significa ogni lettera? Perché quando andrò nella master list e troverò per quella determinata linea di attività, per esempio ristorante, troverò A, che devo legare A. Vado qui e vedo A, ok, la A è la planimetria. Non troverò B perché il ristorante non è previsto la relazione tecnica. D'accordo? E quindi è semplice, io mi trovo che per aprire una rivendita di farmaci veterinari devo allegare SCTT e quindi mi vado a vedere SCTT che cos'è. Oltre all'elenco della documentazione, questo è il modello unico regionale, ma sorvolo, l'abbiamo cercato di farlo anche visivamente simile a quello degli accordi, in modo da non creare molta novità. Le schede supplementari, ecco, questo vi faccio, ho fatto l'esempio proprio della direzione sanitaria di una struttura veterinaria. Quindi, questa è la scheda supplementare, io metto nome Alfonso, il cognome Giannoni, data di nascita, data inizio direzione, data termine direzione, e questo è il form da allegare in cui Alfonso Giannoni dichiara sì e autocertifico di essere il direttore sanitario di questa scheda supplementare.
questo è il form che dicevamo, ecco qua, il form AA, il sottoscritto autocertifica di essere laureato, eccetera, eccetera. Sorvolo veramente su questo. Allora, questa è la parte un po' più importante e che dobbiamo capire, perché se no non capiamo tutta la procedura. La differenza tra notifica sanitaria e riconoscimento. La notifica sanitaria è un obbligo che si può ricondurre a tutto quello dell'articolo 19 della 241, cioè la SCIA, eccetera, la comunicazione, eccetera. Il riconoscimento è un vero e proprio autorizzazione, perché lo stesso articolo 19 dice che sì, è vero che le autorizzazioni sono sostituite da questi nuovi istituti giuridici, tranne nel caso in cui siano stabilite da norme comunitarie. E noi abbiamo, non stavo dicendo purtroppo, ma insomma abbiamo vari regolamenti che stabiliscono che per alcune linee di attività c'è bisogno del riconoscimento, che è una vera e propria autorizzazione. Quindi, l'obbligo dell'impresa qual è? È la notifica. Quindi tutte le normative, sia europee che nazionali, parlano di notifica alle autorità competenti. Competenti non significa niente, perché dobbiamo sempre mettere competenti a fare che cosa? Chiaramente competenti a effettuare i controlli sanitari. Chi sono? Le ASL. Quindi stabilisce l'obbligo per le imprese di notificare all'autorità competente. Dire, guarda, io da domani io voglio aprire un negozio di alimentari. Benissimo, lo devo dire all'ASL. Però tutto questo poi deve essere coniugato con il corpus giuridico nazionale. Nel corpus giuridico nazionale, questa notifica che è a carico dell'impresa, come si effettua? Si effettua, vedete sotto, con la SCIA o con la SCIA unica o con la SCIA condizionata o con la comunicazione. Questi sono i quattro istituti giuridici per effettuare la notifica. Va bene? Oppure, se per la mia linea di attività che voglio effettuare c'è bisogno del riconoscimento, chiaramente richiedo il riconoscimento. Questi sono gli obblighi dell'impresa. Adesso vediamo qual è l'obbligo dell'ASL. L'obbligo dell'ASL è la registrazione. Quindi, già i due nomi, l'impresa effettua la notifica, come tramite una SCIA, SCIA unica, eccetera, eccetera, l'ASL registra. Va bene, dove lo registra? In Campania lo registra nel sistema informatico unico regionale, appunto, che si chiama GISA. L'obbligo della registrazione della regione è solamente nel caso del riconoscimento, perché la regione è quello che decreta proprio il riconoscimento di quello stabilimento, lo inserisce nei sistemi nazionali, ottiene l'approval number, cioè il numero unico dello stabilimento, non so se l'avete mai visto, quello ovale che c'è scritto sulle etichette, con scritto IT barra 521, per esempio, che riconosce proprio il bollo CE praticamente che è stato dato a quel stabilimento. E quindi questo è l'obbligo della regione. E a questo punto la domanda è qual è l'obbligo del SUAP? Ce lo vediamo adesso, nel corso ce lo vediamo. Allora, vi ho sintetizzato qual è la procedura. Quindi, sulla base di quello che abbiamo detto prima, l'impresa effettua la notifica alle autorità competenti. Come? Presentando la SCIA al SUAP. Non può presentare direttamente all'ASL, perché in Italia il DPR 170 stabilisce che l'unico enter point è il SUAP, quindi con l'impresa, con l'ASL, con le altre pubbliche amministrazioni non può proprio dialogare se non tramite PEC. Ricordiamocelo questo. L'unico con cui posso dialogare io imprenditore è il SUAP. Il SUAP che cosa fa? Riceve, invia la pratica alle pubbliche amministrazioni interessate. Tra le quali l'ASL. Guardate, questo è importantissimo perché alcuni pensano che si apre un grosso laboratorio di cibi cotti, 500 metri quadri, senza problema, e il SUAP che cosa fa? Lo manda all'ASL, punto. Guardate che non è così, perché il SUAP deve mandarlo a tutte le pubbliche amministrazioni che ritiene interessate. Se, per esempio, deve mandarlo all'ufficio tecnico per vedere se l'edificio dove si vuole svolgere questa attività è abusivo oppure è legalmente registrato, vuole vedere se, per esempio, io voglio fare un allevamento di bovini, benissimo, non c'è un macello, un laboratorio di sezionamento carni,
Perfetto, io lo voglio fare, quindi per l'ASL non ci potrebbero essere problemi, ma lo faccio a Piazza Plebiscito a Napoli, dove sicuramente il comune dirà, i beni ambientali diranno, ma sei impazzito, fai un laboratorio di sezionamento o un macello a Piazza Plebiscito. Ci sono delle ragioni culturali, ambientalistiche, paesaggistiche che lo impediscono, niente di sanitario. Quindi mandare la pratica solamente all'ASL significa prendersi una responsabilità enorme, perché significa aver tagliato fuori tutte altre pubbliche amministrazioni che potrebbero dare un diniego per qualsiasi legittima ragione. Oltretutto, anche questo, quando si dice ASL, non si dice al servizio veterinario perché è una macelleria, oppure al servizio medico perché è un fruttivendolo, perché sapete che all'interno dell'ASL c'è il servizio veterinario che si occupa di alimenti di origine animale, servizio medico che si occupa di alimenti di origine vegetale. Per evitare questo, noi abbiamo detto nella delibera 318, no, tu SUAP devi avere un unico interlocutore all'interno dell'ASL, che è il Dipartimento di Prevenzione. Perché se io mi apro un laboratorio Cibicotti dove ci sono alimenti sia di origine vegetale che di origine animale, a chi la do la competenza? Ai veterinari? Benissimo. E l'acqua che è di competenza dove prende questo l'acqua che è di competenza del servizio medico? Oppure se per esempio è un macello dove dovrebbe essere al 100% del servizio veterinario, ma appunto l'acqua da dove la prende? Per sciacquare le carcasse, per sciacquare le pareti, eccetera, eccetera, l'acqua potabile. Quindi l'unica, nella delibera c'è scritto bene, il SUAP deve inviare la pratica al Dipartimento di Prevenzione, a nessun altro. Continuiamo nella nostra chiacchierata. L'ASL che cosa fa? Riceve la pratica del SUAP e lo registra lo stabilimento nel sistema GISA. Questo è per gli stabilimenti registrabili, notifica sanitaria. Benissimo. Quindi, cosa fa il SUAP? Controllo formale, quali sono le competenze? E questo è importante, che spesso, guardate, è difficile, io mi rendo conto che stare al SUAP e controllare tutte le pratiche è praticamente impossibile, soprattutto bisogna avere una competenza proprio enorme. Però il controllo formale della modulistica presentata e della documentazione allegata è un compito di competenza del SUAP. Cioè vedere se quello ha allegato la planimetria che doveva allegare e invece ha allegato la fotografia di Alfonso Giannoni è un compito di competenza del SUAP. Se per esempio, vi assicuro che mi chiamano quasi tutti i giorni, mezz'ora fa mi ha chiamato un collega, guarda, ma il SUAP mi ha mandato la pratica senza il modello questo, senza questo allegato, senza quell'altro. Che devo fare? E devi respingere. Il SUAP non deve controllare nel merito la planimetria, ma devi controllare che ci sia la planimetria. Questo è, ed è importantissimo questo. Per esempio, abbiamo detto, qualche SUAP, per esempio, manda all'ASL la pratica incompleta, cioè una scia unica dove c'è la parte amministrativa e la parte sanitaria, manda solo la parte sanitaria. Non è così, perché la scia deve essere mandata completamente al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL. Ci sono delle informazioni anche nella parte amministrativa che mancano se la mandate monca. Quindi la pratica deve essere completa, perché mandargliela solo una parte? Ci vuole più lavoro a tagliare che a mandare tutto quanto insieme. Cosa fa inoltre il SUAP? Rilascio della ricevuta dall'impresa, non ve lo devo dire io, il DPR 160 è chiaro. Quindi invio della pratica completa, sempre alle pubbliche amministrazioni interessate, tra le quali il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL. Che fa l'ASL? L'ASL fa il controllo sostanziale delle schede di tutta la modulistica. Quindi vede se veramente la planimetria è fatta bene, se risponde ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa e tutto quanto il resto. Quindi il controllo sostanziale. Inserisce in GISA i dati dello stabilimento e rilascia all'impresa l'attestato di registrazione. È un semplice attestato che non deve essere confuso con alcuna autorizzazione, è solamente sì, è vero, tu sei stato registrato nel sistema informatico della regione e risulta che tu fai. Sei un esercizio di vicinato settore alimentare oppure un laboratorio Cibicotti, qualcosa del genere. Vado un po' più veloce perché vedo che il tempo sta scorrendo.
Adesso passiamo veramente per 3 secondi la procedura per quelli riconoscibili, quindi c'è questo riconoscimento, questa autorizzazione vera e propria. È un po' più complessa, però vi anticipo subito che l'abbiamo impostata in Regione Campania e qualche volta siamo sempre gli unici in Italia. Fino ad ora, cosa che avevamo fatto pure noi fino a 3-4 anni fa. Cosa succedeva? Io devo aprirmi un laboratorio di sezionamento carni, per cui ci vuole il riconoscimento. Cosa facevo? Allestivo lo stabilimento, poi chiamavo la ASL veniva e diceva ok, tutto bene. Oppure mi diceva no, guarda, hai sbagliato tutto. E quindi costringeva l'imprenditore a ricominciare tutti i lavori da capo. E quindi un dispendio di energia, di soldi, eccetera, eccetera. Noi abbiamo semplicemente applicato la 241. Dove dice che dove c'è un'autorizzazione ci vuole la conferenza dei servizi, o quella sincrona o quella asincrona, ma ci vuole una conferenza dei servizi. Che significa? Significa che io l'autorizzazione te la do sul progetto, io ti presento solamente un progetto, ti dico io voglio fare questa cosa in questa maniera. Va bene per te, va bene per te, va bene per te, benissimo. E poi solo dopo allestisco lo stabilimento. Quindi mettiamo gli imprenditori nella maniera di dire posso fare questa cosa come è giusto che sia. Vi ripeto, siamo gli unici in Italia. Quindi che cosa, veramente in 3 secondi. L'impresa richiede al SUAP l'autorizzazione all'approntamento dello stabilimento. Il SUAP avvia la conferenza dei servizi coinvolgendo tutte le pubbliche amministrazioni che ritiene opportuno che vengano coinvolte. E questa è sempre una responsabilità, scegliere quali sì e quali no, tra cui chiaramente anche l'ASL, sempre Dipartimento di Prevenzione. L'ASL esprime il parere favorevole al progetto e lo comunica al SUAP. Il SUAP autorizza l'approntamento dello stabilimento. Guardate, questo è il primo provvedimento ed è di competenza del SUAP. Dà l'autorizzazione ad allestire quello stabilimento quando ha ricevuto tutti i pareri favorevoli di tutte le pubbliche amministrazioni interessate. L'impresa a questo punto appronta lo stabilimento e comunica al SUAP: ho finito i lavori. Il SUAP chiede il collaudo a tutte le pubbliche amministrazioni che possono anche non farlo, lo chiede anche all'ASL che invece ha l'obbligo di farlo, perché nella delibera 318 noi abbiamo detto che l'ASL, poiché la salute pubblica è un diritto primario, articolo 24 della Costituzione, è appunto l'unico che lo stabilisce come fondamentale. Quindi abbiamo detto no, tutti gli stabilimenti a riconoscere devono subire il collaudo da parte dell'ASL. Quindi l'ASL effettua il collaudo e esprime il parere favorevole, lo dice al SUAP. Il SUAP a questo punto fa intervenire per la prima volta la regione, che è il dominus adesso di quest'altro. Del secondo provvedimento, cioè il provvedimento di riconoscimento. Non so se sono, spero di essere stato un po' chiaro. Ve l'ho veramente sintetizzato in una semplice paginetta. Procedure previste. Chiaramente nella master list, spero di avere il tempo di farvela vedere e accennare dopo. Noi abbiamo visto quali sono le procedure che un'impresa può fare. Chiaramente l'avvio dell'attività oppure l'aggiunzione della linea attività la trattiamo alla stessa maniera. Il subingresso, noi prima la chiamavamo variazione di titolarità, ma a livello nazionale ormai si è utilizzato con gli accordi Stato-Regione questa parola subingresso e quindi atteniamoci alla terminologia nazionale. Su questo, variazioni delle informazioni delle schede supplementari. Se è cambiato, vi ricordate, il direttore sanitario, io devo poter fare una procedura per la variazione di quella informazione. Ovviamente è specialistica per la regione Campania. Poi la cessazione o sospensione temporanea, questa ormai già c'è la modulistica dell'accordo quello del 46, quindi uguale a livello nazionale. Però a livello nazionale ci sono dimenticati poi la riattivazione. Perché io posso fare la sospensione temporanea, significa appunto Ma no, no, non si preoccupi, ho solo per preso dirle vento. che appunto il tempo stringe e dobbiamo lasciare la parola alla dottoressa Auricchio. Se riesce a. Grazie, grazie mille. Vado. Quindi queste sono le procedure previste e non sto qui a farlo.
Lorina, io ho finito, voglio solamente far vedere la master list. Avevo il microfono disattivato. Allora, prego, provi a fare la condivisione dello schermo. Con la dottoressa D'Agostini ci siamo messi d'accordo per farvi vedere la master list cos'è. Eccola qua. Dottoressa, mi dà l'assicurazione che stanno vedendo tutti, giusto? Sì, la vediamo, sì, la Va vediamo, bene, la comunque vediamo. questa. Le chiedo però naturalmente di essere veloce per Faccio scorrere. lasciare poi la parola alla successiva. Dove sta il cursore? Queste sono le macro aree, per esempio igiene urbana veterinaria. Poi abbiamo le varie aggregazioni, vedete cimiteri, toilettatura animali, eccetera. Linee attività, queste sono le linee attività, allevamento gatti oppure allevamento di altri animali d'affezione, eccetera, eccetera. Nel caso che l'impresa deve fare l'avvio dell'attività dell'allevamento di gatti, cosa deve, quale procedura? Noi abbiamo visto la procedura amministrativa, la scia unica, unica perché c'è più la parte amministrativa che la parte sanitaria. Quali sono le schede da presentare? Ecco qua, uno e due. Qual è la procedura di questo modello da riempire? La numero 5. Quali sono i documenti da allegare? Vi ricordate? L, W, DDD, II, eccetera, eccetera. Lo vado a vedere su quell'elenco. C'è una scheda supplementare da redigere? Sì, la 111. Mi vado a prendere la scheda supplementare 111, questo ve lo lascio senza fare. E quindi questo il cittadino sa, e il cittadino e il SUAP sanno quale utilizzare. Se invece devo fare il subingresso, mi dice qual è la scheda utilizzata? Sempre queste due. Ci sono dei documenti da allegare? Sì, questi. Vado più a sinistra. Se devo fare una variazione delle informazioni delle schede supplementari, cosa devo presentare? Il modello unico regionale. Ma quale procedura di questo modello? La numero 3. Devo allegare delle schede supplementari? Sì, la 111. È finito. E così va avanti per tutte le procedure che abbiamo previsto. Io non voglio, mi dispiace aver levato forse un po' di tempo alla collega. Vi saluto, Togliere, levo perfetto. la Allora, condivisione. diamo la parola alla dottoressa Auricchio. Allora, proiettiamo le sue slide. Prego, dottoressa. Buongiorno, buongiorno a tutti, spero che si senta bene, anche se stamattina avevamo problemi con il microfono, cercherò di parlare L'audio è un po' basso, un po' più. quindi chiederei ai partecipanti di alzare il volume delle loro cuffie o casse. E lei mi dice che è al massimo, vero? Per quanto riguarda il volume. Purtroppo stamattina. Purtroppo è al massimo. Sì. Chiedo ai partecipanti di alzare il volume delle casse o delle cuffie. Dunque, la circolare in Regione Campania, prima di questa circolare, tutto l'iter della postura, la variazione e la chiusura dell'agenzia di viaggio era regolato con una circolare approvata con un decreto del 2011, in cui appunto venivano adottate disposizioni circa le modalità di presentazione della scia SUAP territorialmente competente ai sensi del DPR 160 del 2010. In pratica, con tale decreto, con tale circolare del 2011, veniva disapplicato quello che era prima il regime precedente, il regime autorizzatorio che era previsto da una legge del 1980, quella 217, che all'articolo 9 espressamente sanciva che l'autorizzazione venisse rilasciata dalle regioni, e quindi si passava con la circolare del 2011 dal regime autorizzatorio al regime di segnalazione certificata di inizio attività alla SCIA nel rispetto della intervenuta direttiva comunitaria del 2623 in tema di servizi sul mercato interno e nel rispetto della normativa statale e del decreto legislativo 59 del 2010.
In pratica vorrei un attimo fare anche una panoramica veloce su quelle che erano le competenze della precedente circolare, proprio per evidenziare poi le differenze con il nuovo regime. In pratica, precedentemente, la SCIA veniva presentata al SUAP del comune territorialmente competente, che faceva una prima verifica di tipo soltanto formale, come era stata presentata, se aveva tutti gli allegati che necessitava di avere, e così come era arrivata con tutti gli allegati, veniva presentata, veniva trasmessa alla regione. E la regione poi effettuava tutti i suoi controlli di tipo sostanziale, quindi in primo luogo sulla denominazione di nuova agenzia, quindi si faceva una verifica in ordine, insomma, sia sul portale nazionale Infotrad, dove sono elencate tutte, spero che mi sentiate bene, dove sono elencate tutte le agenzie di viaggio nazionali, e la regione poi effettuava il controllo anche sul proprio elenco esterno. Dopodiché, insomma, una volta effettuata questo controllo, passava poi al controllo sulla veridicità delle autocertificazioni, quindi il controllo fosse stato il giudiziario, esisteva la procura per l'antimafia, inoltre si effettuavano i controlli sui requisiti professionali del direttore tecnico di agenzia, ovvero se avesse il titolo di abilitazione, se si trovasse in un regime, in un rapporto di esclusività con l'agenzia che si intendeva aprire, perché questo è un obbligo appunto sancito dalla circolare, che attualmente è presente anche, diciamo, anche nell'attuale, come dire, nuova circolare. Così come si faceva il controllo sul corretto inquadramento del direttore tecnico, che doveva avere un rapporto di continuità, cioè un'essenza di rapporto full-time con l'agenzia, si controllava l'UNILAB, così, e poi si passava appunto al controllo sull'indipendenza e l'idoneità del locale attraverso il controllo della relazione tecnica, così come della planimetria. Veniva, come dire, utilizzata la polizia municipale per poter effettuare poi questi controlli, che veniva confiscata dalla regione per questi tali controlli. Dopodiché c'era il controllo sulla polizza, la presenza della polizza assicurativa, altro obbligo cui sono tenuti altro obbligo cui sono tenuti anche sono tenuti gli operatori che intendono aprire un'agenzia di viaggi, e oltre che il controllo anche su prima annuale, perché è obbligatorio che le agenzie ogni anno appunto rinnovino la polizza assicurativa, che è un elemento fondamentale che garantisce appunto la fornitura del servizio acquistato dal destinatario finale, dall'utente, cioè dal turista. E poi vi era un'altra amministrazione coinvolta, diciamo, quindi nell'ambito di questo subprocedimento che si instaurava, diciamo, all'atto del controllo formale sui procedimenti. Non si sente bene, mi dispiace, ma io più di questo non riesco ad alzare la voce, e purtroppo questo microfono oggi c'è dato problemi. Proverò ad alzare ancora di più la voce. Altra amministrazione coinvolta in questo procedimento erano gli uffici SUIRC, cioè gli enti provinciali per il turismo, enti strumentali della regione, che sempre su impulso della regione dovevano effettuare i controlli sull'idoneità, la disponibilità e l'indipendenza dei luoghi. Quindi in pratica l'operatore si trovava ad avere contatto, rapporto con un secondo, si trovava ad avere rapporto con
con tre amministrazioni diverse, con il SUAP al momento della presentazione, con la regione per tutti i controlli, con gli OPT che andavano a effettuare il sopralluogo e con la polizia municipale all'atto dei controlli. Per cui, con gli operatori con un solo procedimento amministrativo avevano rapporti, erano tenuti ad avere rapporti con più amministrazioni. È evidente che diciamo, con i sopravvenuti momento che cambio diciamo, all'atto del talento non era più coerente con le evoluzioni normative intervenute in materia di turismo, né tantomeno con le norme di semplificazione e di burocratizzazione degli adempimenti amministrativi. Ne ho qui diciamo, riportati i principali che appunto, sono intervenuti in materia di semplificazione, di trasparenza amministrativa, in particolare diciamo, l'introduzione con il decreto legge 90 del 2014 che ha introdotto appunto l'agenda della semplificazione amministrativa in modo standard. In particolare per la materia del turismo, la legge 18 del 2014, che nell'organizzare il servizio turistico in Campania, in particolare all'articolo 5, comma 1, lettera E, ha espressamente diciamo, come dire, allocato in capo ai comuni i compiti dell'attuazione del procedimento, delle procedure amministrative in materia dell'agenzia di viaggio e turismo. E poi appunto la legge 2016, sempre regionale in materia del 2016 e la numero 22 in materia di semplificazione, fondamentale anche l'accordo tra governo e regioni con cui è stata, diciamo, sono state dettate delle disposizioni in ordine ai modelli unificati e alla standardizzazione della presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e distanze. E infine poi il decreto 62 del 2018 che ha dettato importanti disposizioni e innovazioni in materia di pacchetti turistici e servizi turistici collegati che hanno delle diciamo, dirette conseguenze proprio sull'attività delle agenzie di viaggio. Quindi è chiaro che è stato, diciamo, alla luce di questa normativa sopravvenuta e in particolare in Regione Campania la legge 18 del 2014 che ha espressamente attribuito ai comuni i compiti, la responsabilità delle procedure amministrative in materia di agenzie di viaggio. Si è ritenuto nelle more dell'adozione del codice del turismo regionale, considerato in assenza purtroppo e in carenza di una legislazione regionale che legiferi, che abbia legiferato in materia di agenzia di viaggio, intanto nelle more insomma, si è approvata una nuova circolare che in qualche modo è andata a delineare e correttamente come dire, a concentrare in capo ad una sola amministrazione il procedimento di cui parliamo. In questa slide sono indicati i compiti dei SUAP che sono in capo ai SUAP. In pratica cominciamo dalla prenotazione di denominazione, cioè un operatore che intende aprire un'agenzia di viaggio, quando avviene un'agenzia di viaggio, deve presentare, può presentare al SUAP una prenotazione di denominazione utilizzando il modello 5 che abbiamo allegato alla circolare, ovvero la richiesta di prenotazione e denominazione di agenzia di viaggio. Il SUAP che cosa deve fare? Deve in pratica collegarsi al portale deve collegarsi al portale Infotrav che appunto, come dicevo prima, accennavo prima, ha l'elenco di tutte le agenzie per controllare che la denominazione prescelta
sia soltanto, cioè, sia soltanto, non so che continuare, insomma, mi dispiace che non si senta bene. Io provo a continuare ad alzare la voce, ma insomma più di questo non posso fare. Ovviamente sta pregiudicando anche, come dire, la mia presentazione, non mi dispiace. Dunque, controlla quindi sul portale che non vi sia la denominazione uguale in tutto il territorio nazionale o che non contenga la denominazione che non contenga l'indicazione di un nome di una regione, provincia o comune italiana. Una volta effettuato questo controllo, effettua la prenotazione di denominazione e ne dà comunicazione all'operatore. Dopodiché, per ciò che concerne questo aspetto, voglio rassicurare comunque sia che nella fase di transizione, nel momento in cui finché non si entra completamente a regime, tutti i comuni non si saranno accreditati sul SUAP, noi come regione, come ufficio, continuiamo nella prenotazione, possiamo continuare nella prenotazione per tutti i SUAP che ce lo chiederanno nelle more appunto dell'entrata a regime della nuova circolare, nuovo regime della circolare. Dunque, per ciò che concerne il secondo compito è quello appunto dell'aggiornamento sulla scia, l'effetto del verificare sulla scia. I SUAP, chiaramente all'atto del ricevimento della scia, sono tenuti alla verifica e al controllo. Alla verifica e al controllo, quindi sostanziale, di tutti del possesso dei requisiti che sono stati resi in autodichiarazione. Quindi, quei controlli cui abbiamo accennato prima verranno fatti direttamente da SUAP, ovvero il controllo al casellario giudiziario, oppure il controllo sull'antimafia, così come saranno tenuti al controllo del possesso dei requisiti dei direttori tecnici, ovvero quelli che sono contenuti nell'allegato A previsto nell'autodichiarazione che il direttore tecnico deve fornire nell'allegato A alla circolare, tranne però i requisiti di idoneità e di esclusività. Tranne il controllo, dei requisiti di idoneità ed esclusività che restano in capo alla regione. In pratica, questa è una competenza che resta in capo alla regione, che ha competenza sui profili professionali, quindi sarà la regione che dovrà controllare, il SUAP chiederà alla regione appunto il controllo sull'idoneità, sull'abilitazione, sul rilascio dell'attestato del direttore tecnico e così come anche sull'esclusività, perché avendo chiaramente la regione una competenza su tutte le agenzie sul territorio regionale, ovviamente insomma controlleranno, effettueranno il controllo che il direttore non abbia un rapporto anche con altre agenzie, perché appunto deve essere prestata l'attività professionale in modo esclusivo. Dopodiché, il SUAP è tenuto a controllare che il direttore appunto abbia anche insomma sia stato correttamente inquadrato, quindi tramite anche tramite l'UNILAV. Poi si effettua il controllo sulla polizza, sulla presenza della polizza assicurativa e oltre che sul controllo annuale che insomma l'operatore è tenuto ad effettuare ogni anno. Dopodiché poi il SUAP è tenuto ad aggiornare il database pubblico ministeriale sulla piattaforma InfoTrav, che vedete appunto l'indirizzo che vedete sulla slide e in pratica diciamo il
anche per questa attività di aggiornamento la regione resta a disposizione, un affiancamento ai SUAP, mentre nelle more dell'atteggiamento del SUAP, di questi potranno trasmettere alla direzione, alla regione Campania, alla WOD 06 della Direzione Generale delle Politiche Culturali e Turismo, la richiesta praticamente dei dati, in questa fase transitoria, insomma, può nel frattempo sopperire la regione. Ovviamente poi la vigilanza e il controllo sulla permanenza, insomma, le funzioni di vigilanza e controllo saranno in capo ai SUAP, tramite, già prima in effetti veniva utilizzata la Polizia Municipale per il concorso della Regione, chiaramente essendo l'amministrazione comunale più vicina agli operatori sul territorio, insomma, tramite la Polizia Municipale gli stessi potranno effettuare i controlli sulla presenza dei requisiti per l'esercizio di agenzia di viaggi, oltre che sulla permanenza degli stessi. In caso di apertura altro compito del SUAP saranno, nel caso di apertura, trasferimento sede, chiusura filiale. Allora, in questo caso, cioè nel caso della presentazione dei modelli 3, cioè comunicazione per stilato di agenzia di viaggio, apertura e variazione di sede, il SUAP del comune territorialmente competente è tenuto a trasmettere la comunicazione anche al SUAP del comune dove ha sede l'agenzia principale. Così come in caso di trasferimento di sede di agenzia principale o filiale tra comuni diversi, il SUAP del comune territorialmente competente deve trasmettere la SCIA o comunicazione anche al SUAP del comune di provenienza. Vedo delle domande, insomma, considerato purtroppo anche l'audio pessimo, del quale mi scuso, sulle domande, insomma, sarà cura come stabilito il format, provvederà a trasmettere le domande e risponderemo poi per mail, Dottoressa, risponderemo insomma alle pronto? domande Non che so saranno se il suo intervento ancora richieda del tempo, ma volendo possiamo già rispondere a qualche domanda insieme al dottor Giannoni. Poi naturalmente le metteremo a disposizione le risposte sul sito di EventiPA. Insomma, se vuole possiamo già con il dottor Giannoni rispondere a qualche domanda. Intanto proseguo, insomma, non è ancora, non dura parecchio, insomma, i compiti della regione ovviamente dunque, allora, i compiti restano chiaramente in capo alla regione, i compiti programmatori che alla stessa vengono assegnati dalla legge. In particolare la regione è tenuta ai sensi della legge 18 della legge 18 del 2014, alla tenuta dell'elenco delle agenzie di viaggio e turismo su tutto il territorio regionale, chiaramente su tutto quello che riguarda il monitoraggio di tutto ciò che concerne la vita delle agenzie di viaggio, le variazioni strutturali, nascita e chiusura di filiali, comunicazioni di chiusura e quant'altro. Così come tutto l'iter, la parte che riguarda dall'esame al riconoscimento dei requisiti per ottenere l'istruttoria sul controllo dei requisiti per il rilascio del titolo di direttore tecnico che viene fatta con il supporto istruttorio dell'agenzia di viaggi.
del turismo della Campania e fino all'accertata rilascio dell'accertata da parte della regione del titolo di direttore tecnico, quello che poi viene dichiarato nell'autodichiarazione, nell'allegato A nell'autodichiarazione che deve fare il direttore tecnico, deve essere allegato alla SCIA. Dopodiché chiaramente l'altro insomma, il controllo attraverso il SURAP del recepimento della uniforme e corretta attuazione della circolare, soprattutto dell'aggiornamento di Infotrav, che è fondamentale appunto per avere in quadro generale anche gli stessi operatori, perché appunto il mancato aggiornamento di Infotrav è stato un problema che è stato più volte posto dalle associazioni di categoria degli agenti di viaggio, perché purtroppo non sempre era necessario, era possibile aggiornare Infotrav per il mancato trasferimento delle SCIA da parte di alcuni comuni alla regione che poi a sua volta effettuava il caricamento dei dati di Infotrav. Il problema era proprio questo, cioè c'era una situazione precedente un po' a macchia di leopardo, perché c'era un po' di confusione in ordine all'attuazione proprio della precedente circolare, perché c'erano dei comuni che magari non si limitavano soltanto al controllo formale, ma in parte facevano anche parte di controlli sostanziali sovrapponendosi alla regione, così come molti comuni insomma, trasmettevano in ritardo, o molti suoi in ritardo, o alcuni addirittura non trasmettevano queste SCIA alla regione con l'impossibilità di scaricamento dei dati dalla SNAP. C'era una situazione un po' a macchia di leopardo questo flusso documentale tra SURAP e regione, che determinava il mancato aggiornamento del portale, che è di fondamentale importanza agli operatori del turismo. In ordine alla metodologia, vabbè, prima dell'approvazione, insomma, per l'elaborazione delle bozze dei atti allegati alla nuova circolare, passandosi appunto di modello circolare, è stata avviata una buona collaborazione con il SURAP, al fine appunto di garantire la standardizzazione dei modelli della circolare ai format regionali. La successiva reiterazione degli stessi ai SUAP e il loro corretto recepimento da parte e oltre all'attuazione delle disposizioni della circolare e oltre che infine l'omogeneizzazione della procedura in modo uniforme su tutto il territorio regionale. Quindi diciamo, attraverso il SURAP è stata avviata la collaborazione con il Camera e Formes anche nella digitalizzazione del procedimento, attività che è stata avviata prima dell'istituzione del centro di competenza di supporto al SURAP, istituito appunto con la delibera di agosto 2020, e in pratica per tutto questo procedimento di collaborazione e condivisione è stato poi in qualche modo, come dire, ratificato in una seduta dopo l'istituzione del centro di competenza. In pratica, forse conviene, l'ultima slide, quella delle conclusioni, gli obiettivi appunto erano quelli della semplificazione amministrativa e dello snellimento dei tempi e dei costi dell'amministrazione. Lo snellimento e semplificazione amministrativa in pratica è stato finalmente anche diciamo, un'attuazione dell'articolo 5 della legge 18 del 2014, è stata allocata la competenza in capo all'amministrazione competente.
evitando questi subprocedimenti, questo scambio documentale tra comune e regione, la regione che questa volta per effettuare i controlli che vengono invece fatti in modo semplice, no? Tipo per esempio i controlli sull'antimafia, sul casellario giudiziario. Mi dispiace che non si sente bene, forse bisogna chiuderla qui e magari passare alla. Volevo soltanto dire che è stata data ed è stato fondamentale anche risparmio anche dei costi dell'amministrazione, in quanto non sono più previsti dei sopralluoghi, ma le attività appunto di controllo vengono effettuate dalla polizia municipale per il successo. È stata finalmente, come dire, data una spinta alla visione di sequenza e seguimento con, come dire, scaricamento, grazie alla collaborazione con Union Camere, il scaricamento di questi, allegati sulla piattaforma di Union Camere e quindi, insomma, con, come dire, l'utilizzazione del medesimo, modello standardizzato attraverso un procedimento, informatizzato. Altro elemento, altra novità fondamentale fortemente sentita dagli operatori è stata anche quella dell'introduzione della possibilità di esercitare quindi l'esercizio di agenzia di viaggio anche in modalità online, cosa che ci veniva fortemente richiesto, era già presente in molte altre regioni italiane, ancora non c'era in Campania e con questa circolare finalmente è stata introdotta anche questa possibilità. Io mi fermerò qui, mi dispiace, non è stato. Sì, la piattaforma, l'ultima domanda, vedo a volo, la piattaforma è già attiva una settimana dopo l'entrata in vigore della nuova circolare. E comunque ripeto, le altre domande specifiche che avete formulato di Grazie, dottor... ricordo mi verranno grazie dottoressa Auricchio, ci di scusiamo per l'audio, con i partecipanti per l'audio. Allora, possiamo dedicare qualche minuto a rispondere alle domande? Non so se il dottor Giannoni ha avuto modo di leggerle, sono nel box domande. Prego, lascio la parola a voi. Entrambi abbiamo. Allora, la prima domanda è Dottoressa la Colombo, competenza. mi scusi, dovrebbe, mentre parla il dottor Giannoni, chiudere il microfono. Grazie. Posso continuare? Allora, posso continuare, giusto? Come fare a stabilire qual è il SUAP competente? Chiaramente quando una linea è semplice, comunque c'è già scritto è così come c'è scritto nella domanda. Quando c'è una linea di attività a sede fissa, per esempio un negozio, è il SUAP competente per il territorio di quel negozio. Io, allora, facciamo l'esempio. Sono una società, sede legale ad Avellino, apro un negozio a Napoli, la SCIA chiaramente la devo presentare al SUAP di Napoli, questo ormai siamo tutti d'accordo. Se sempre la stessa società, poi devo fare anche il commercio online oppure faccio anche la vendita ambulante, visto che non c'è territorialità in queste linee di attività, devo presentarla al SUAP del comune dove sono residente o dove c'è la sede legale. Quindi non significa niente che io ho anche il negozio a Napoli, ma io comunque faccio un'altra linea di attività che non c'entra proprio. Infatti nel sistema informatico GISA, quando ci sono le attività fisse, stanno nello stesso stabilimento e quindi appaiono tutte le linee di attività condotte in quello stabilimento. Quando non sono fisse, si crea un'altra scheda, proprio un'altra scheda completamente. Poi ci stava. Perché non rendere più fruibile il portale Giusa Campania? Sì, lo stiamo facendo. Vi voglio anticipare che finora non l'avete vista la Master List Revisione 10, perché stiamo adeguando, prima di mandarla, ci eravamo messi d'accordo con Sergio Mazzarella del SUAP, che avremmo mandato a tutti i SUAP appunto la Master List Revisione 10. Non l'abbiamo ancora fatto perché vogliamo prima che il sistema informatico GISA sia pronto alla Master List 10 e poi l'avremmo data in pasto a tutti i SUAP. Quindi tra breve comunque è prontissima e quindi
Penso 10-15 giorni sarà fatto. Dunque, le ASL, come conclusione dell'iter amministrativo, sono obbligate a trasmettere il suo P numero di registrazione? No, assolutamente no. Non sono obbligate, la registrazione non è niente, è solo un semplice attestato, non è niente di autorizzatorio. Poi è obbligatorio approvare, o soprattutto guardate che le ASL rilasciano da adesso in poi, da quando è entrata in vigore la nuova 318, la modifica, lo rilasciano solamente quando hanno ricevuto la richiesta e lo inviano solamente tramite PEC, quindi non deve venire nessuno dell'impresa presso gli uffici dell'ASL per farsi rilasciare e firmare l'attestato. Le ASL lo inviano solo tramite PEC. Quindi è obbligatorio approvare la modulistica unificata del SUP di piattaforma imprese in un giorno. Guardate, vi anticipo, più che rispondere a questa domanda, ma giustamente mi dà l'avvio, con imprese in un giorno, noi sono anni che cerchiamo qualche SUAP con cui fare, parlarci in cooperazione applicativa. Ci sono stati dei tentativi con alcuni SUAP che avevano un sistema informatico in grado di più o meno di farlo, erano stati iniziati degli accordi, poi è rimasto tutto lì. Quello che sta andando avanti è con impresa in un giorno. Devo dire la verità, con fasi alterne perché oltre alle procedure ci sono gli uomini, ma ultimamente, soprattutto quest'estate, per esempio, abbiamo lavorato molto con impresa in un giorno proprio per adeguare l'impresa in un giorno alle realtà della Regione Campania, al sistema informatico GISA della Regione Campania. Spero che questa procedura vada avanti, chiaramente utilizzando le cose AGID, quelle là fatte dall'accordo Stato-Regioni, i tracciati AGID. Ecco. Se possibile, i comunicati ufficiali devono accettare in modo che, vabbè, questa è la stessa cosa, perché l'impresa deve richiedere all'ASL attestati di registrazione? No, non deve, perché l'impresa deve, non ha assolutamente nessun obbligo, perché chiunque delle autorità competenti, guardate che al sistema GISA, chiaramente è un sistema dove ci sono tutti gli stabilimenti, sia a sede fissa che a sede non fissa, di tutta la regione Campania, con tutti i controlli che sono stati effettuati. Quindi è aperto a tutti quelli delle ASL, ai carabinieri del NAS, ai carabinieri del NAS, al Corpo Forestale dello Stato, come si chiamava prima, alla Capitaneria di Porto, chiunque sia un ufficiale di polizia giudiziario e abbia la capacità, la competenza di effettuare i controlli. Quindi entra in GISA. Allora, ma il provvedimento di riconoscimento non lo rilascia la regione? Sì, forse ho detto, mi sono confuso, c'è stato un lapsus. Il provvedimento di riconoscimento lo rilascia la regione. Sarebbe il secondo provvedimento. Il primo è quello del SUAP, che dice ok, puoi allestire, l'autorizzazione ad allestire lo stabilimento. Poi, nella fase finale, invece, il provvedimento, il nominus del provvedimento è della regione. Perché gli rilascia proprio con un apposito decreto l'attestato, cioè l'autorizzazione del riconoscimento dello stabilimento. Pubblicherete la master list su GISA Campania in formato CRS? Sì, lo pubblicheremo in formato, quello che avete visto, che può scorrere chiaramente senza possibilità di modificarlo. La master list è già in vigore? Ufficialmente sì, perché è stato pubblicato sul BURC, ma non mi è stato ancora mandato proprio per quello che ho detto prima. Il database è già attivo, non so cosa sia, ma il regime sanzionatorio, questo è per la collega Colomba, se mando i vigili, non era solo il suo perché interpretava la precedente. Ah, no, questo è per lei. Se il commercio elettronico per la documentazione allegata del riconoscimento, occorre fare riferimento alla master list per la documentazione. Certo, per la documentazione allegata io vado a vedere. La master list, quello degli stabilimenti riconosciuti, mi vedo qual è la linea di attività, è quella in base, e quindi scorro in orizzontale, tutte le informazioni ce l'ho in orizzontale. Penso che il resto è della dottoressa Vecchio. In pratica, per il regime sanzionatorio, sì, è chiaro che è rimasto quello precedente, anche perché il regime sanzionatorio può essere modificato soltanto con legge, ovviamente non con un provvedimento amministrativo, e quindi insomma resta quello precedente, anche se con la prossima legge di semplificazione
è nelle intenzioni di questa amministrazione quella di, come dire, di stabilire che l'impronta delle sanzioni, come è giusto che sia, dato che il procedimento amministrativo è tutto in capo al SUAP, venga introitato dal comune. Quindi, insomma, è già, come dire, l'esame, una norma che stabilisca questo introito, l'entrata del comune piuttosto che della regione. Mi pare che anche l'altra era, non so se si sente bene. Allora, l'altro era prescrizione di regime sanzionatorio, quindi comunque in tutti i casi risponderemo con una per iscritto alle altre eventuali domande. Grazie, arrivederci. Allora, io ringrazio i relatori, ringrazio naturalmente i partecipanti e naturalmente ricordo che le risposte, le domande e le risposte saranno naturalmente messe a disposizione, inviate ai relatori e saranno poi messe a disposizione dei partecipanti sul sito di Eventi PA, nella pagina appunto dedicata a questo evento, insieme chiaramente alla registrazione. Io ringrazio tutti, il dottor Giannoni, la dottoressa Auricchio e il dottor Damiano e ci scusiamo ancora per l'audio, per i problemi tecnici che ci sono stati. Ecco il dottor Damiano collegato. Perfetto. Prego. No, stavo salutando. Grazie. Perfetto. Allora, grazie a tutti e a tutte e vi auguro una buona giornata. Grazie. Buona giornata a tutti. Grazie a tutti.